Ok, notate che sono entrato con un utente free e completamente da zero e non ho nulla dentro. Ora, quello che vogliamo fare è di unirci alla classe che ho creato con l'utente Pro. Ora, l'utente Pro ha una classe, ecco, se vedete l'utente Pro che ho creato, io ho una classe e gli ho dato un codice 3GL59. Quindi adesso andiamo nel mio spazio, quello vuoto, e poi andiamo a vedere nelle classi e facciamo join class e ci mettiamo il 3GL59. Facendo join vedete che si ottiene un base di escape room, valido fino al 7 febbraio. Okay? Quindi a questo punto io che non sono pro posso entrare dentro il compito. E dentro il compito che c'è scritto di seguire i miei video della Classroom, e dentro questo video posso creare praticamente un environment completo. Quindi, ad esempio, posso partire da una scena vuota e vedete che posso usare praticamente tutti gli environment disponibili, per esempio questo. E se vado nella library, vedete che ho tutti gli entry disponibili. Quindi compresi ad esempio i building, che sono questi, i siti, del building, quindi per esempio questo che mettiamo e quindi possiamo costruire la nostra applicazione. Notate anche che quando facciamo l'upload non abbiamo più, almeno finché dura questo codice, cioè circa un mese, noi abbiamo il limite dei 10 modelli. Adesso poi faremo un video per spiegare meglio come funziona. È tutto.